Ciao ragazzi, benvenuti. No, non è un nuovo video. Noi qui di Brains and Black stiamo esplodendo letteralmente perché abbiamo finito ieri le riprese del corto che poi vedete tra qualche settimana, un vero puttanale, abbiamo fatto tipo qualcosa come 20 ore di ripresa. E adesso vediamo, vi faccio, visto che non abbiamo niente di pronto, abbiamo registrato in questi giorni di riprese mentre ero in giro, un video dove cerchiamo di catturare un pesce rosso perché ci serviva per un altro video che non avete ancora visto, che forse vedrete. Fatto sta, la qualità fa schifissimo, quindi è tutto vabbè, però almeno per farvi vedere che non siamo morti e che siamo da qualche parte. Noi ci vediamo martedì con un video fatto decentemente e vi facciamo seguito sulla pagina Facebook così vedete il progetto che stiamo per portare a termine. Alla prossima. Eccoci qui, tornati amici delle passionittiche. Abbiamo una canna da pesca per pesci rossi. Come vedete, è perfetta, cioè ultimo modello. Tra l'altro in scala per il pesce Scala, rosso, da esattamente. notare. E abbiamo anche il retino per pesci cani. Perché ci hanno detto, siete dei cretini? Noi abbiamo detto, no, siamo dei retini. Stiamo pensando di far diventare Brains and New Black un canale su documentari sui pesci. Vedere il dottor Brunati Esatto. nella classica posa da Da pescatore a mano, perché ovviamente noi cercatore. dovremmo essere più veloci del pesce, perché se entra e poi esce, Quasi, cavolo, cavolo, palo. Intanto vediamo la vespa, è in agguato, sta uccidendo delle molecole di acqua. Io mi avvicino perché ho paura delle vespe. Tra l'altro dopo di là ho un'altra vespa, è del 52, è veramente un esemplare storico. Adesso, molto probabilmente, se abbiamo fortuna, invece del pesce, catturiamo una vespa. Adesso tenteremo un approccio più fermo e deciso Anche con leggermente più invasivo. quello che l'America ci ha insegnato nella storia, e che se qualcuno vuole stare a casa sua, il Va modo. tirato fuori. Lì può andare bene, seguilo correttino. Eccolo, eccolo, eccolo! L'abbiamo catturato. No, bravo, Come vedete, si è messo in trappola. Perché noi non possiamo arrivare a lui, ma lui non può arrivare a noi. È una posizione molto importante perché ricordiamo che i pesci rossi, se vengono infastiditi, possono diventare aggressivi. E io ho conosciuto una persona aggredita da un pesce rosso, ci ha messo un po' tanto tempo a divorarlo, circa 3 anni. Però alla fine il cuore del poveretto ha ceduto e quindi ci dispiace molto per questa perdita. Certo, lui è stato un po' stupido a rimanere 3 anni in una bolla per pesce, ma insomma, sono anche scelte Ma di vita che uno fa. stiamo riprendendo da 37 ore Sì, continuate la camera spenta. Poi magari il montaggio verrà tagliato alcune parti, ma vi possiamo assicurare le 37 ore sotto al adesso sole no, iniziali. non si nota, io inizio ad avere del muschio sulla parte nord delle gambe, Ci sono chiaro. certi rischi nell'operare intorno a questo lago, perché come tutti sanno, il lago punge. Sì. Quindi rischiamo anche di rimanere tagliati, Offesi, offesi rimanere proprio. offesi dalla potenza di questo ago e soprattutto state attenti a non fare queste operazioni, cioè a non portare un lago come questo perché è trasportabile, vicino a un campo di grano, perché se lo perdete in un pagliaio è la È un fine, casino, non non lo lo trovate trovate più. più. La furbizia di questi pesci è disarmata. Adesso il sole ci ha abbandonato definitivamente. perché, cioè, in quante ore siamo? 42 ormai, ore di 42 è ripresa. già tanto che Il sole sia si è rimasto rimasto tutto così a questo tempo, cioè, lungo. dopo un po' si annoia anche lui, poi Allora, dicono che debba fare dei giri. Esatto, è successo una sola altra volta. È un concetto un po' più biblico, diciamo, ci espandiamo quando non tramontò il sole per 2 giorni interi. Era Giosuè? Giona? Carducci, Giosuè, Carducci? Carducci, Carducci Giosuè. esatto. Angelo è una persona molto più colta di me e si ricorda di questi piccoli escamotage creativi che sono l'interconnessione, vaffanculo. Bello! Fermo, fermo, fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, L'interconnessione. fermo lì. Lo avrò Butta spaventato a fuori morte. tutta No, 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 la... no, no, tira su, tira su, tira su, tira su. No, lo No, stai schiacciando. tira su tutto. No! La prossima volta che dobbiamo sviluppare un ecosistema per pesci, lo facciamo molto meno a prova di umano.
quindi il nostro cameraman stava morendo, quindi direi che ha vanificato ogni mio discorso. Dai! No! Ma cosa ha fatto? Ha saltato. Aspetta, lascialo giù. Lascialo lì. Immergi, no, metti dentro dell'acqua e poi ce lo versi dentro. Ragazzi, siamo riusciti allora a catturare un pesce dopo un gesto atletico invidiabile. Come facciamo? Facciamo in questo modo. Ah, vero, no, metti la testa in giù il vaso. No, così ci riscappa come prima. Ulla, che destrezza, che maestria! E l'abbiamo preso! Ecco il nostro pesce, un po' spaesato in questa boccia un po' forse piccola per lui. Noi stavamo cercando di catturare quello più piccolo. Allora, adesso con la nostra preda, che la libereremo subito, non temete, non soffrirà in nessun modo, abbiamo più sofferto noi. Facciamo quello che dobbiamo fare con il nostro pesce e ci rivediamo alla prossima puntata di Searching Ithaca qui su Pesce is the new black. Arrivederci.